Allora, io sono Orazio, altrimenti detto Verens, con la U quasi in francese, perché gli Etruschi avevano questa pronuncia, non si sa bene da che cosa deriva, ma effettivamente si suppone che sia lui. Allora, c'è un motivo a tutto, anche il mio nome deriva da un fatto logistico, io abito a Formello da tanti anni e sono un formellese incazzatore. Cazzato nero non per caso, ma da oramai una vita. Perché? Perché io ho partecipato, per capire la mia, diciamo, mentalità e la mia sensibilità politica, all'età di 14 anni circa, partecipai alla prima grande manifestazione, il primo grande corteo non politico che si fece in Italia, e cioè quello contro la guerra nel Vietnam, per contestare l'assalto da parte degli Stati Uniti a uno stato sovrano. E da allora purtroppo è come una malattia, è una tara, rimane, e quindi te la porti addosso sempre. Ho fatto ovviamente anch'io parte di quelli che credevano nel 68, ho fatto anche la mia parte, questo qualche bomba molotov, qualche cosetta l'ho fatta. Non sono stato mai incarcerato, ma c'era quel povero disgraziato mio padre che due o tre volte al mese mi veniva a prendere a mio Genova e mi ha detto di tutti i colori, insomma, è andata così. E poi da allora, diciamo, ho cercato di integrarmi poi nella fase post rivoluzionaria, no, del 75-78. Mi sono inserito nell'attività e nel mondo lavorativo con discreto successo, e poi però a un certo punto, mai svegliare il can che dorme, mi hanno stuzzicato. Cioè, io che ero un tranquillo signore di mezza età, padre di famiglia, imprenditore, eccetera, a un certo punto mi sono ritrovato a dover combattere contro il sistema, perché il sistema mi ha attaccato. Allora, in base a questa tua affermazione, questo tuo impegno, no? Perché ti abbiamo visto e ti vediamo attivo, dovrei chiederti una cosa. Oggi, con tutto il bagaglio che tu hai, un bagaglio importante, perché hai fatto una storia, hai contribuito a che certe cose accadessero, oggi come ti poni in un percorso di aggregazione? Io sono qui per chiederti, tu sei disponibile ad aggregarti insieme a tutte le persone che ti seguono, persone che comunque non vedono in te solo il leader, ma sono parte integrante di questo progetto? Noi vogliamo essere tutti parte integrante di una svolta epocale che ci deve vedere innanzitutto uniti per dire no ad un sistema che si sta già organizzando, quindi quello politico, affinché le nostre ideologie, i nostri cuori vengano spezzati. Per cui tu come ti poni un progetto di aggregazione dove scendere in piazza, magari anche ad oltranza, e dire tu governa e ti dimetti? Allora, devo fare un flashback, perché la storia si ripete continuamente. Allora, faccio qualche nome così si capisce bene di che cosa parlo. Il signor Giuliano Ferrara, il signor Paolo Liguori, il signor Tonic Pozzo, eccetera, eccetera, circa una sessantina di personaggi, giornalisti, direttori di giornali oppure direttori di telegiornali, fanno parte di, sono, diciamo, i residui, diciamo, i reduci di una lotta politica che si è svolta appunto dal 68 fino al 78 più o meno. E in particolare loro facevano parte di un'associazione pseudo-politica e culturale che si chiamava Lotta Continua. In questa lotta continua tutti quelli che avevano le mani in pasta, coinvolti nei servizi segreti del Mossad, degli inglesi, degli americani, eccetera, oggi fanno parte della cupola informativa a livello nazionale. Ho detto, ho fatto qualche nome, ma se volete ne faccio. Sono circa 65 persone su 185 fondatori che erano quelli che gestivano e manipolavano l'azione politica di Lotta Continua, di Potere Operaio e poi delle Brigate Rosse. Quindi oggi sappiamo benissimo che il sistema, e l'ha codificato anche Francesco Cossiga nel suo libro famosissimo e anche in tante osservazioni che ha fatto sia a livello televisivo che giornalistico, eccetera, praticamente che cosa ha fatto?
ha detto esattamente qual è la procedura che mettono in atto i servizi segreti per manipolare, ingabbiare, accapezzare e poi condurre la lotta politica. E cioè che cosa fanno? Mettono a bella posta un tal signor Giuliano Ferrara, che nessuno ha letto, a capo dei comitati dei consigli studenteschi. No? Nessuno ha letto, però guarda un po', un giorno andiamo all'università e lui era lì. Abbiamo tanta gente non eletta, dei guarda molti, è proprio questo che noi vogliamo tra di voi. Quello lo affrontiamo dopo, andiamo con gradualità temporale. Allora, il quindi già allora nel 68 era stata messa in atto una strategia, non scordiamoci mai che il signor Francesco Cossiga era quello che nel 64-65 ha riprogettato i servizi segreti italiani. Capito? Quindi lui conosceva bene. Allora voi sapete bene che poi chi entra nei servizi segreti può uscirne solo con i piedi in avanti. Non esiste. Il signor Di Pietro, per esempio, è stato infiltrato a scuola mia nel 1968 per conto dei servizi segreti del signor Francesco Cossiga ed è tuttora un uomo dei servizi segreti, ma non solo per gli italiani, anche per gli inglesi, americani e Mossad, tanto per gradire. Quindi viva una sana informazione, queste cose molta gente non le conosce. No, quasi nessuno. Bravo. Allora noi vogliamo per esempio una sana informazione. Allora, andiamo avanti. Quindi accavezzare il dissenso, metterlo su un binario morto e poi farlo stazionare lì. Farlo rigirare, ricontorcere come un serpente su se stesso, ma poi far svanire, sbollire, venire, modificare, magari adesso c'è una piccola ripresa di qualche mese, no? Cose di economia, no? Non è vero niente. Ma tanto ti danno, come dire, l'illusione. Sì, il contentino. Allora, il discorso è questo, quindi, accarezzare il dissenso, gestire il dissenso. È sempre stato fatto, non a caso appunto i più grandi giornalisti italiani, quelli più conosciuti, quelli di nome, e che poi sono anche redattori, vice redattori o direttori editoriali e quant'altro, sono a capo dei più grandi giornali. Parlo su Pubblica, La Sera, Il Tempo, La Stampa, L'Unità, cioè giornalini non di quartiere, quelli che fanno pubblica opinione, quelli che fanno, trascinano e conducono l'opinione. Conducono, accarezzano l'opinione. E quindi questa è una, diciamo, procedura che è stata mantenuta nel corso degli anni. In particolare adesso, e adesso faccio tre esempi molto chiari, e cioè il signor IDV Di Pietro, che è lui i servizi segreti che agiscono, il signor Grillo, che è emanazione dei signori Rothschild e Sassoon, nipote dei Rothschild, e il signor Paolo Rossi, che si fa chiamare Barnard, che è emanazione diretta del signor Rockefeller, MMT School. Gran forma di vita. Così sappiamo che quello che è il nuovo, in realtà l'ultimo nuovo è l'arancione di De Magistris in Groia. Anche lì c'è da dire molto, ma lì è molto più delicato, perché Ingroia, essendo un procuratore della Repubblica in diciamo di servizio momentaneo, bisogna stare molto attenti, perché se no ti denuncio dubbio per diffamazione o calunnia. E allora anche lui ha i suoi belli altarini, però nell'armadio. E poi diremo. Persone onesti, persone che comunque non manipolano e non influenzino questa opinione pubblica, no? Trincerandosi dietro una falsa apparenza, perché tu mi fai nomi come Grillo, tutti seguono Grillo, perché da 7 anni ha fatto questo, e bisogna dare atto che sicuramente ha cavalcato un'onda emotiva. Come fare a convincere le persone a dire: ragazzi, qui stiamo prendendo un signore? Non c'è soluzione, infatti arriveremo al punto di questa soluzione, che nonostante la volontà nostra di non violenza, la violenza è scaduta e non c'è soluzione. Tu sai che in questo momento, a proposito di violenza, molta gente si sta preparando, cioè, abbiamo saputo che alle 9 addirittura sono pronte per scendere armate. Ragazzi, è grave. Sì, ciao. Io sono stato contattato da un produttore di armi
ti sei... Ah, sì, quell'esattezza da una produttrice. Non finiscono mai. Convinci qualcuno a votare, cos'è l'inversione? Questo è... Allora, aggregarsi per riuscire a raggiungere questa piazza, che sarà la piazza che si sceglierà insieme. Ma dove fare? In oltranza e cominciare a divulgare, innanzitutto la verità. Lo stiamo facendo da anni, da decenni, in ascoltaggio. Allora, vi dico solo questo: noi abbiamo fatto a partire dal 21, remember, dal 21 di giugno del 2010 abbiamo fatto la prima denuncia per alto tradimento contro il signor Monti, Prodi, Berlusconi, eccetera. Dal 2010, quindi il signor Paolo Sedicente Barna l'ha fatta ad aprile di quest'anno, Paolo Amuso l'ha fatta ad aprile. Io prima ti ho parlato di cavalcare l'onda furbamente, perché magari c'è gente come te, come altre persone, che l'hanno fatto molto prima. E com'è che loro adesso li invitano alle conferenze in televisione, a talking show, e a noi non ci invita mai nessuno? Com'è? Allora, e lì è tutto l'arcano. Esatto, allora io, e concludo, perché vorrò intervistarti in un secondo momento, ma voglio intervistare anche altre persone qui a Rete dei Cittadini. In breve, tu ci stai insieme a tutti gli altri ad aggregare le forze? Io ci sto, ma non ci stanno gli altri, ti spiego perché. Brevissimamente, poi magari rispondiamo in un'altra situazione. Allora, il concetto è che tutti, noi, come ho detto io ed anche altri prima di me, abbiamo cominciato la lotta a regime e l'abbiamo studiato, perché non basta solo fare la lotta così, diciamo, ciucamente, no? Oltre la protesta, la proposta. Esatto, noi abbiamo anche le proposte, ne abbiamo magari in un altro momento. Il problema è che devi conoscere il tuo antagonista, il tuo avversario, il tuo nemico, perché se non lo conosci ti ha sconfitto immediatamente, quindi lo devi conoscere. La prima cosa che noi abbiamo fatto, noi di Alba Mediterranea, prima singolarmente, autonomamente e poi adesso metodicamente da quando esistiamo, è proprio questo, cioè andare alla ricerca di quante più informazioni anche dentro, tant'è che oggi abbiamo gli agganci dentro alle più alte cariche dello Stato che ci riferiscono e ci danno documentazione cartacea, ci danno documentazione vera per poter aggredire. Ma siccome siamo in questa situazione in cui la casta ormai ha sedotto e deturpato e corrotto anche la magistratura e pochissimi, siamo pochissimi magistrati, la maggior parte sono ormai del tutto collusi col sistema, noi per quanto vogliamo denunciare, tu pensa che sono passati 2 anni e mezzo dalla prima denuncia per alto tradimento, o mi devi denunciare per oltraggio al capo dello Stato. Mi sembra di ascoltare Auriti. Mi sembra tanto di ascoltare Auriti. Disse le stesse testuali parole. Ma uno che com'è che non sono stato mai più di certo. Diciamo. Com'è? Com'è? Allora. No, io non sono più stato denunciato, non sono mai stato denunciato, è ancora più grave. Ma lui, ancora più grave. Cioè, appunto, siamo qui a dire ci vogliamo svegliare tutti insieme, cercando di aggregare queste forze. Il problema no? È, allora, tengo la risposta di certo, gli altri che non abbiamo un po' di altro. Il problema è che noi, da tanti anni che studiamo il nostro antagonista, sappiamo esattamente lì la morte di Miracoli. Viceversa, ci sono altri che si trovano sulla scena politica da Muso a Paolo da un anno o due a questa parte, senza voler andare a cercare la lista civica nazionale o altre marchette del genere, quindi che ne so, Rossi Montelera, eccetera. Vabbè, non mi viene in mente. Infatti era il 27 di maggio, siamo usciti da quel luogo perché era abbastanza insulso, quindi si impongono come nuovo che avanza, questi signori improvvisati, in realtà sono la manipolazione controllata, consapevole o inconsapevole da parte dei sistemi forti.
quello che ho detto prima, perché i servizi di rete possono anche darti finanziamento senza che tu sappia niente. Mi fanno arrivare un tizio che si presenta come sponsor e che magari fa una bella immagine, che invece è dietro. Quindi, siccome a noi non ci sponsorizza nessuno, tant'è che siamo scannati, proprio io penso, poi sono quasi 2 anni che sono disoccupato, no? Non a caso. Non sono disoccupato a caso. A proposito di patrocinatori occulti, il problema oggi è che ce ne sono diversi che dicono fai parte di questo gruppo coordinamento, poi viene a scoprire il tutto. Quindi la disoccupata ha disoccupato, abbiamo un'alleanza. E per me è importante essere qui oggi insieme a tutti gli altri candidati ad intervistare, perché cosa è la patrocinatoria che la nostra forza insieme a voi. L'altro secondo problema, che è costativo, è il fatto che purtroppo questi improvvisati pervenuti sulla scena politica si sentono i portatori del verbo quando non sanno veramente nulla. Fra l'altro, per esempio, volendo per ipotesi, diciamo, a consentire a buona fede del signor Paolo Dursi, no? Volendo credere alla sua buona fede, ma come si fa a credere che una teoria come la MMT possa essere sostenibile, quando noi sappiamo benissimo che chi c'è dietro la MMT, cioè c'è uno scenario. Allora, l'MMT fa parte, fa gruppo alla Levis Institute of Economics, che è gestito e mantenuto da Morgan Stanley. Come fai a credere? Cioè, ma tu parli, ma non vai a vedere queste cose qua, non vai a verificare. Fa comodo e noi siamo. Ma infatti lo sappiamo bene, il signor Barnard ti dà additiva aiuto qualche mese prima di organizzare la sua convention mega galattica a Rimini. Allora ha chiesto aiuto a noi in rete, no, datemi la mano che io sopravvivo con la pensione di mia mamma al minimo, no? Dice, davvero che sto alla fame. 5 mesi dopo organizza, ci sono già qualcosa è successo. E diciamo che non basta, ci penso che quasi no, lo vogliamo dire? Allora speriamo di raggiungere una data dove tutti insieme possiamo iniziare con oltranza. Siamo qui per dire aggregazione per unirci ad oltranza e abbiamo diverse allora risorse. Noi di Alba Mediterranea siamo qui in rete dei cittadini, perché rete dei cittadini ha recepito tutte le nostre tematiche principali, che erano quelle che noi portavamo avanti 2 anni fa e che non erano del tutto chiare, però poi col tempo si maturano. E ora ci siamo, allora alla prossima, e per ora andiamo a sentire. Allora, siamo qui con Enrico Viciconte, io ti seguo da sempre su Facebook, ma al di là di Facebook è un luogo un po', come dire, virtuale, poi siamo per l'azione, siamo per conoscerci dal vivo. Allora, Enrico, tu fai parte di Rete dei Cittadini, prima ho intervistato Orazio Fermiani, volevo sapere da te, sei convinto che comunque l'Unione faccia la forza e che bisogna arrivare a un momento di aggregazione, dove magari iniziare ad oltranza a parlare di cose per cui unire piuttosto che disgregare, perché poi ce ne sono 3.000 e di più di movimenti, il problema è che non c'è una sana comunicazione tra tutti. Sì, sono completamente convinto di questo, e anzi la rete dei cittadini è proprio questo, perché noi siamo gente sparsa che ha aderito alla rete dei cittadini a livello individuale, ci sono molte associazioni che hanno aderito, e proprio perché sentiamo l'esigenza dell'Unione e perché ci rendiamo conto che senza l'Unione non si va da nessuna parte. Oggi noi viviamo un momento storico molto particolare, molto difficile, le forze del regime ci controllano costantemente e completamente. A proposito di virtuale, per esempio, siamo sotto lo schiaffo, no? Sì, certamente, certamente. E quindi è nata l'esigenza della rete dei cittadini. Noi già ci siamo presentati alle precedenti regionali, siamo riusciti a presentare le liste in 3 circoscrizioni su 5 e abbiamo raccolto 15.000 voti. È stato un risultato onorevole, anche perché noi eravamo e siamo senza mezzi, senza soldi, senza agganci politici che permettono il clientelismo e l'assistenzialismo, che quindi portare voti in questa maniera. Ci siamo mossi da soli e abbiamo preso questi 15.000 voti. Oggi ci riproviamo,
anche perché la situazione è estremamente degenerata rispetto al passato, quindi rispetto alle precedenti regionali. E la Regione Lazio vive un momento difficilissimo con una giunta regionale che si è comportata in maniera indegna. Ma e anche c'è no comment, ecco, perché questo è, e c'è da dirlo, no? Ma io volevo sapere da te una cosa, cosa rispondi, visto che noi come aggregazione siamo in giro a fare sit-in per tutta Roma e comunque in Italia, no? Siamo stati a Palermo, Cagliari, ora Torino, Firenze. Allora vorrei sapere da te, dall'alto della tua sapienza, perché la conoscenza c'è, l'età pure, l'età è saggezza per chi cresce in un certo modo e soprattutto si evolve in funzione del nuovo. Io volevo sapere da te, a cosa rispondiamo a quei cittadini quali dicono, a cominciare dalle periferie, sì, ma chi mi dice che tu non diventi un pezzo di merda come tutti i pezzi di merda che sono al governo attraverso le elezioni? Chi me lo dice? Allora, il solo fatto a questa tarda età, per quanto mi riguarda, ma tutti gli amici della rete dei cittadini vivono più o meno la stessa esperienza e sono allo stesso modo. Noi siamo gente che, quasi tutti, che è stata nei partiti, che è rimasta disgustata dai partiti e che ha scelto di uscire dai partiti. Uscire dai partiti significa rinunciare a prebende, cariche e onori. L'abbiamo fatto senza titubanze, senza problemi, proprio perché ci crediamo. Noi siamo diversi dagli altri, se no non saremmo la rete dei cittadini. Tu credi come me nella politica fatta per vocazione, dove io non voglio soldi. Tu non devi poter fare una politica per guadagnare. La politica è bene per il cittadino, arte di saper governare, diventata arte di saper rubare. Voi state dando un esempio, siete d'accordo sul fatto di unire le forze, incontrarci in una data e poter dire cominciamo un'oltranza e dire ai cittadini noi a costo zero e per il bene di tutti noi, perché se stai bene tu, sto bene anch'io, possiamo iniziare una svolta epocale? Sono completamente d'accordo. Secondo me, anzi secondo noi, la politica, la carriera politica, la vita politica è un servizio. È un servizio da svolgere nei confronti della cittadinanza tutta. Allora io ti aspetto alla prossima, anzi la prima agorà, perché le piazze d'Italia devono servire per ripristinare quella che è la vera democrazia, dove tu devi essere a contatto con il popolo. Se tu sei il candidato deve far parte anche della vita, no? Certo. E non che mandi delegati e comunque certo. Sei sempre lì. Certo. Ti ringrazio. Senz'altro ci sarò. Ti ringrazio e alla prossima. Ciao, ciao Enrico.